Pontida è stato un successo, nonostante i grandi giornaloni della sinistra abbiano cercato di minimizzare l'evento, è indubbio che in questo momento, la Lega sta avendo un grande consenso, ha radunato in quella che ovviamente è l'appuntamento annuale dei leghisti, ma non solo perché sono arrivati da tutta Italia, quindi una Lega che non prende soltanto più il centro-nord, si è sempre detto, insomma, la Lega è sempre stata così, nordista, oggi è diventata nazionalista, e si sono viste, insomma, presenze da tutta Italia, quindi partendo dal nord per arrivare alla Sicilia, alla Calabria, ormai si sa, è un partito che unisce tutta l'Italia e non solo. Una Pontida che ha visto un grande respiro europeo dal momento che sul palco per la prima volta si è presentato Viktor Orban, si è presentato Bolsonaro, che hanno speso delle straordinarie parole nei confronti della Lega e del leader di Salvini. Ve ne facciamo sentire qualche stralcio. Olá, prezado Matheus Salvini, Caro Jair Matteo Bolsonaro, Salvino, sono qui che Jair acompanha sua Bolsonaro. luta aí contra os imigrantes E vedo, ilegais aqui no ti Brasil. seguo nella Atrás, era lotta contro incrível abrir as migranti portas, não deixei. clandestini. Nós Hanno aqui que cercato di devemos aprire ter le porte in consciência, Brasile, ma io non l'ho nos consentito. expormos Noi dobbiamo essere e decidimos, consapevoli e ainda noi mais na abbiamo ação com você deciso está, de di liderança. agire. E E quem nella pode tua entrar nossa posizione casa é di quem nós governo, autorizamos. anche tu Tenho devi certeza que o decidere povo che não siamo aceita noi, isso. noi Quem che dobbiamo geralmente defende decidere essa chi bandeira deve é uma pessoa entrare de a esquerda, casa que não tem nostra. Chi qualquer difende responsabilidade questa no seu cosa sono quelli país, di que sinistra, che apenas non hanno nessuna respinga todo mundo responsabilità até chegar ao verso poder il proprio absoluto. paese. Depois E eles lo mudam fanno così fino ad arrivare al ideia. potere Então, não assoluto e à poi dopo imigração magari cambiano ilegal. idea. Quindi Parabéns a você, no, um alla abraço a todos os migrazione irmãos da clandestina, Itália quindi un e a forte abbraccio a famiglia tutti i fratelli preoccupada d'Italia. Come vi dicevo, è stato un grande successo, sono stati tanti i temi che sono stati toccati e che ha ribadito anche ieri il ministro Matteo Salvini nell'intervista che è uscita oggi sul giornale. Innanzitutto il tema dell'immigrazione, che è un po' il tema che sembra, insomma, si dice crei dei mal di pancia all'interno del governo, perché sappiamo perfettamente qual è la linea di Tajani e qual è la linea della Lega, prima di Matteo Salvini e quindi comunque sposata dal partito. Non posso non citare l'enorme successo che ha ricevuto il generale oggi europarlamentare Roberto Vannacci. Beh, Vannacci è stato acclamato, accolto veramente con un calore straordinario, ha tenuto il palco parlando di quelli che sono poi i temi che i leghisti, l'elettorato leghista vuole, cioè sposa completamente. Quindi un Vannacci che ha riconfermato quello che poi è emerso durante le europee. Ricordiamo che ha preso circa 500.000 voti, che sono insomma un'enormità se si pensa che si parla di un nuovo politico che però ha una storia recentissima. Però è riuscito immediatamente a catalizzare l'empatia, l'affetto e soprattutto la fiducia enorme da parte degli elettori, anche e soprattutto da parte degli elettori leghisti. Come dicevo, i temi trattati sono stati tanti, uno su tutto l'immigrazione, perché crea un mal di pancia all'interno della maggioranza, perché sappiamo che oggi il posizionamento di Tajani è un posizionamento conciliante per quanto riguarda soprattutto un tema, il tema fondamentale che è il tema della cittadinanza. Si è parlato dello Ius Scholae, si è parlato dello Ius Italiae e Salvini ha risposto con un no secco. La Lega ha una linea dura nei confronti dell'immigrazione, non abbiamo bisogno di regalare altre cittadinanze dal momento che l'Italia si posiziona come un paese che distribuisce maggiori cittadinanze a livello europeo e addirittura Salvini, nell'intervista a me rilasciata, ha dato un dato in più. Oggi noi vogliamo come Lega che se un immigrato nel nostro paese delinque, immediatamente gli verrà revocata la cittadinanza. E ci sono degli emendamenti che questa settimana Salvini, la Lega, inserirà nel DDL sicurezza, che sono questi tre emendamenti. Come vi ho detto, se un delinquente immigrato si macchia di reati, non gli viene revocata la cittadinanza. Se un immigrato in Italia risulta abbia avuto dei precedenti nel suo paese,
non avrà e non otterrà la cittadinanza da noi, e per i ricongiungimenti familiari anche questo è un elemento nuovo. Perché? Perché l'Italia è anche in questo caso il paese che ha le maglie più larghe rispetto a questo tema del ricongiungimento familiare rispetto all'Europa. Allora la Lega oggi dice che l'Italia si dovrà allineare a quelli che sono i numeri dell'Europa. Oltre chiaramente al tema dell'immigrazione, dove lui stesso ha ribadito che rischia 6 anni di carcere, 6 anni di carcere, 6 anni vuol dire che il carcere lo fai per avere difeso i confini e soprattutto per non aver disatteso quella che è la fiducia che gli hanno dato gli elettori, il che creerebbe un precedente pericolosissimo soprattutto per la democrazia del nostro paese, dovesse essere condannato un ministro per aver fatto il proprio dovere e il proprio lavoro. Tanti altri temi si sono stati trattati, tipo il tema delle tasse. Salvini ha chiarito il tema degli extra profitti, delle tasse, che aveva creato insomma un misunderstanding, diciamo c'è stato un errore di comunicazione probabilmente da parte di Giorgetti. Tutti insomma si erano messi sull'attenti, perché si diceva: ma come, l'Italia vuole imporre altre tasse, la destra, il governo, ma come, non era il, voglio dire, la coalizione meno tasse, non aggiungeremo mai tasse, c'è qualcosa che non va? No, è stato assolutamente chiarito questo punto. Lo stesso Salvini ha detto che non ha alcun tipo di contrasto con Giorgetti. Ha detto sì, le tasse ci saranno, ma non certo per gli imprenditori, per gli autonomi, per insomma quelle persone cui noi come governo stiamo lavorando per tagliare le tasse. Andiamo a guardare le banche, le banche che oggi hanno fatto degli extra profitti pari a 4 miliardi, se non sbaglio, di euro. Ora non vorrei dire una cifra a caso, forse sono stata anche più bassa. È lì che noi dobbiamo andare a far sì che possano fare una distribuzione rispetto a questi extra profitti e metterli a disposizione a beneficio della società. Quindi sì agli extra profitti, no alle tasse alle imprese, agli imprenditori, che insomma già sono particolarmente vessati. Necessità assoluta di una riforma della giustizia, è chiaro, perché la riforma della giustizia è anche quello che blocca un'espansione economica. Quindi insomma sono stati tantissimi i temi in quella che è stata una giornata dove c'è stato un riscontro oggettivo di grande successo, non riconosciuto dalla sinistra, ma questo si sa insomma da sempre. La sinistra non è che gioisca sui successi degli altri, anzi cerca addirittura, no, una pontida, addirittura hanno detto squadrista, nazista, fascista, e diciamo che Salvini ha risposto così a loro, ha detto: io gli unici squadristi che ho visti li ho visti in piazza, nelle manifestazioni Propal, dove hanno divelto le aste di ferro dei segnali, insomma della cartellonistica segnaletica delle strade, per darla in faccia ai poliziotti. I veri squadristi sono quelli che sventolavano bandiera rossa e cantavano Bella Ciao.